Innanzitutto per presentare una richiesta che facciamo di maggiore approfondimento rispetto alla fusione di Lama Montecreto, che non nascondiamo, è vero che ogni fusione fa storia a sé, è vero che ci sono delle fusioni che sono a uno stato di maturità, di condivisione di servizi, e di condivisione di informazioni, di condivisione di consapevolezza, di, come dire, di generalizzata conoscenza da parte dei cittadini a livello molto ampio, che abbiamo potuto verificare parlandoci, insomma, informandoci, rispetto al fatto che sono passati anni magari da quando la prima idea è stata messa in cantiere, e l'idea di fusione, il progetto di fusione appare quindi naturale. Quindi non c'è quasi neppure bisogno di aprire chissà quali dibattiti, ci sono dei territori e anche fusioni che sono in discussione oggi, non è questo il caso, in cui effettivamente il processo di fusione, avendo alle spalle diversi anni di maturazione, di condivisione, di diffusione di informazioni, di consapevolezza, di condivisione di un progetto e di messa in discussione del progetto, integrazione, ma precedente alla partenza dell'iter legislativo da qui nel Palazzo regionale, sono naturali, quindi sono qualcosa che si può vedere come, diciamo, in un modo benvenuto, in cui quasi si ha il timore di mettere il dito all'interno di opinioni che dovrebbero essere appunto espresse esclusivamente da coloro che in quei territori risiedono. E chi sono io, che non risiedo a Sorbolo, per poter dire che se quella fusione... Però ci sono dei casi in cui, per esempio, ma ci sono dei casi in cui l'iter ci lascia invece maggiori opacità, in cui non capiamo come mai, vista dalla nostra distanza, ci sembra effettivamente una fusione, un progetto di fusione che non suona naturale. Un po' perché i tempi sono stati molto veloci, un po' perché non ci risulta che siano state fatte le condivisioni di servizi nel modo più ampio possibile e con il tempo davanti sufficiente per poter maturare dei dati e una consapevolezza, un po' perché si va sui territori e nel caso di Lama Montecreto, e non pretendiamo certamente di fare dati statistici rispetto a informazioni che prendiamo personalmente, ma ognuno di noi si crea una propria opinione la maggioranza dei cittadini sono a conoscenza del progetto che pende sopra la loro testa, ma a oggi, e siamo a metà di luglio, con un referendum che è già stato fissato nella prima metà di ottobre, non hanno i mezzi per capire ancora, non hanno le informazioni corrette per dire va bene, non va bene. Ho qualcosa da guadagnarci come cittadino rispetto al mio comune, a fronte del fatto che perdo questo elemento da non sottovalutare, di storia di identità stratificato nei millenni, non è da sottovalutare, anzi è una fonte primaria di identità e quindi è una fonte primaria di appartenenza e di cittadinanza. Ancora maggior ragione quindi ci si stupisce del fatto che davanti a un progetto, davanti a un processo che difficilmente è reversibile, se non per nulla reversibile, in pochi mesi si corra a decretare il destino di un piccolo comune, a decretare la sua sorte, il suo cambio di nome, il suo cambio d'assetto e eventualmente il suo cambio di rappresentatività, quindi la possibilità per quei cittadini di avere una rappresentanza uguale a prima, a fronte ovviamente del fatto che arriveranno dei fondi, questo è quello che sanno, arriveranno dei fondi, ma non si può fare pressione di opinione sulle persone dicendo semplicemente che i comuni sono in sofferenza e questo lo sappiamo e sventolando come unica soluzione a fronte della fusione, peraltro che suona appunto innaturale in questo momento e posta dall'alto, agitare soltanto la possibilità di dire però arrivano dei soldi, quindi accetta di perché arrivano dei soldi. Allora, la fusione che parte con poco tempo alle spalle, con una condivisione di servizi, con una sperimentazione, diciamo, di condivisione dei servizi che a noi pare insufficiente, pensavamo che fosse stata fatta in modo più ampio, in realtà ci sembra ancora insufficiente, con una vocazione dei cittadini di Montecreto e di Lama che non è ancora stata sondata in modo sufficiente e nello stesso tempo noi non sappiamo quale sia la soluzione migliore. Diversi cittadini probabilmente non hanno alcuna intenzione o non vorrebbero fondersi in nessun modo, altri probabilmente hanno un'idea totalmente diversa di fusione e pensano appunto a una fusione che faccia partire un'interlocuzione con il comprensorio del Cimone. E in questo senso non si capisce per quale motivo non ci sia stata una discussione in proposito, per esempio all'interno dell'Unione, per quale motivo non siano stati sondati in modo concreto, non siano stati invitati ad esprimersi i comuni di quello stesso comprensorio, perché è vero, questo comune, come è stato detto precedentemente, anche dopo un'eventuale fusione non raggiungerà 5.000 abitanti e quindi non avrà dei vantaggi rispetto al fatto che resterà un comune, non avrà vantaggi di quel tipo, avrà tutti quegli obblighi che pendono sui comuni sotto i 5.000 abitanti. Quindi
Si è parlato di una nuova identità comune, ma quali sono i presupposti per far partire una nuova identità comune se i tempi sono così brevi, se non c'è stata una condivisione, se a metà luglio i cittadini ancora non hanno chiaro quali sono i pro e i contro? A parte che arriveranno fondi, ma non ci si gioca un'identità di secoli e non ci si gioca la confusione che poi si ingenera con la irreversibilità del processo, soltanto perché arriveranno dei fondi che potrebbero arrivare comunque con una fusione più pensata, più progettata, meglio condivisa. E poi i tempi ci fanno comunque propendere, se vogliamo stare e stiamo esclusivamente sul processo, sul progetto e non sul sì o sul no, a un anno dal voto, a poco meno di un anno dal voto in entrambi i comuni, non ci sembra una decisione saggia adesso imprimere questa velocità a un procedimento di fusione che si sarebbe potuto tenere con le nuove amministrazioni che ci saranno l'anno prossimo, sia a Lama che a Montecreto, da lì cominciare quel percorso di condivisione che abbiamo detto, di sperimentazione di servizi, di diffusione, di informazione della cittadinanza e poi lì sì, arrivare nel giro di qualche anno a fare una fusione che possa essere nel migliore interesse di tutti i cittadini. Non c'era che fretta c'era di correre a fondersi adesso? Non volevamo dire che non ci si dovesse fondere, ma qual era la fretta per correre proprio ora a fondere Lama e Montecreto e fare in modo che i cittadini debbano magari informarsi a fine settembre, a settembre, raccogliere qualche informazione, votare, non votare, farlo in modo magari poco convinto e ritrovarsi il loro comune che non esiste più, senza aver bene capito che cosa è successo, che cosa si sono persi nel frattempo, che cosa è successo, che ad autunno farà sparire eventualmente in prospettiva da gennaio, ma insomma che già ad autunno decreterà se un comune sopravviverà oppure no e non c'è stato tempo di abituarsi all'idea, ma anche di maturare la convinzione che magari sia una buona cosa, non ci sarà stato probabilmente. E resta il tema della fusione a due, che rispetto ad una fusione a tre, a quattro, a cinque, che avrebbe potuto magari, non lo so, non sta a noi indicare quale sia il percorso, il destino dei comuni di Lama, e di Montecreto, ma sta a noi almeno tutelare quei comuni che in una fusione a due effettivamente potrebbero trovarsi a essere inglobati dagli interessi del comune più grande, perché la fusione a tre o a quattro permette altri progetti, altri pensieri che una fusione a due invece purtroppo no. E quindi per questo motivo, Presidente, io ho chiesto formalmente, insomma lo chiedo anche adesso a voce, ma ho anche consegnato richiesta scritta formale, perché anche alla luce di ulteriori comunicazioni, di ulteriori approfondimenti che ci sono giunti di recente, noi chiediamo un supplemento di tempo e vorremmo che almeno come consiglieri regionali che si trovano all'interno del palazzo a decidere sulla pelle di piccoli comuni che paiono distanti da qui, ma sono i nostri concittadini, perché votare in ogni caso significa avallare un avvio di un iter, che se l'iter non è però considerabile un progetto maturo, se non è un progetto che in qualche modo ci dia effettivamente l'impressione concreta di essere fondato su piedi concreti, di sostanza e non d'argilla, beh, allora credo che anche per noi stia la responsabilità di chiedere un rinvio alla competente commissione assembleare per chiedere un supplemento di approfondimento. Grazie.